Festa dell'albero questa mattina a Clusone con i bambini della scuola primaria, perché questa iniziativa? Allora, quando a settembre ci siamo incontrati nella programmazione di scienze, c'era appunto l'aspetto dell'albero, perciò abbiamo ritenuto e abbiamo pensato di riproporre ai bambini quello che una volta veniva chiamata la festa dell'albero. Noi in classe abbiamo analizzato le diverse parti dell'albero e oggi attraverso questa festa vogliamo far sì che i bambini si sensibilizzino all'aspetto della natura, soprattutto si nasca una nuova mentalità di rispetto dell'ambiente. Abbiamo visto oggi dei gesti, dei segni particolari, dei cuori. Spieghiamo un po' il lavoro che ha preceduto poi questa mattinata. Sì, allora, ogni bambino, dopo aver conosciuto le diverse parti dell'albero, ha realizzato un piccolo cuore. In questo cuore ha disegnato lui stesso. Questo cuore, ogni cuore dei bambini sono stati messi su un grande cuore e questo grande cuore è stato legato alla pianta per indicare che loro diventano amici di questa pianta, la devono rispettare, devono ricordarsi di questo momento e nei prossimi anni anche ogni tanto venire a controllare se la pianta avrà una sua vita. Perché è stata scelta proprio questa zona, le Fiorine? Allora, è stata su indicazione del comune, ci hanno indicato questa zona perché è uno dei terreni ancora di proprietà del comune dove si possono effettuare le piantumazioni. Quali bambini sono stati coinvolti, cioè quali classi e quanti erano in tutto? Allora, il programma specifico della pianta è proprio legato alle classi seconde, perciò è un'iniziativa voluta dagli insegnanti di classe seconda elementare. Quindi quanti alberi sono stati piantati? Questa mattina abbiamo piantato 12 alberi e ci auguriamo comunque che anche nei prossimi anni questa iniziativa diventi un aspetto comune di tutte le classi che frequentano la scuola primaria.